Bentornati su Bikerella, siamo nel nostro ultimo episodio del nostro viaggio con 77 Road in Tunisia a Capodanno. Vi raccontiamo gli ultimi giorni del viaggio e alla fine del video le nostre recensioni su questo viaggio. Andremo all'antico granaio fortificato di Ksara Louf, nella città berbera di Chenini. Visiteremo El Jem, l'anfiteatro romano in Tunisia, e poi Karwan, la città spirituale dell'Islam. E infine le rovine di Duga. Restate con noi. Buongiorno, oggi ci svegliamo nell'oasi di Ksar Gilan con una temperatura un po' freschetta. Effettivamente le escursioni termiche nel deserto si fanno sentire. Il nostro programma prevede partenza alle 8. Faremo praticamente tutta la zona degli Ksar, gli antichi granai, e quindi visiteremo questa parte molto caratteristica della Tunisia. E poi andremo a dormire sulla costa Zerzis per la serata. E quindi il programma di oggi è partenza da Ksar Gilan, sosta a Ksar Aluf e a Chinini per finire la giornata a Zerzis sulla costa. Eccoci in un sito di case troglodite. Erano le case utilizzate dall'antica popolazione berbera. Erano case particolari perché fresche d'estate e calde d'inverno. Sono dette anche Ksar o Ksur, a secondo se è singolare o plurale. Erano degli antichi granai. A proposito di berberi, ho letto che questo termine è stato coniato la prima volta dagli arabi che hanno invaso questo territorio, denominando la popolazione indigena appunto berbera perché era nomade, si spostava di posto in posto. E da allora con berberi si indica un particolare tipo di popolazione che interessa tutto il Maghreb, partendo dal Marocco, passando per Algeria, coinvolgendo anche parte della Tunisia. Ci rimettiamo in moto alla scoperta della regione degli Ksur. L'atmosfera è surreale e il paesaggio anche. Le formazioni rocciose cambiano colore ad ogni curva e rapiscono gli occhi. Qui sono tanti villaggi che si incontrano di case troglodite. Questi villaggi si mescolano al paesaggio, diventando tutt'uno, e sono la testimonianza di come gli esseri umani si sono sempre ingegnati per sopravvivere alle ostilità.
Misha, come here. Are you hungry? Very hungry. Are you tired? Very tired. Are you thirsty? Absolutely. Ed eccoci arrivati a Shinini, siamo stanchi, affamati e assetati, come ha detto Denisha, ma non possiamo fare a meno di fare una passeggiata tra le strade acciottolate di questo incantevole villaggio troglodita, accompagnati dalla nostra guida che ci svela dettagli affascinanti sulla vita e la cultura locali. Il paese si chiama Shinini, queste sono le delle case, fino ad oggi anche di famiglia che abitano, c'è 650 persone. Veramente bellissimo, sembra di essere trasportati nel tempo, in un'altra epoca, un set cinematografico proprio. Questo è un posto famoso anche per la moschea dei sette dormienti, che è quella moschea bianca che si vede alle mie spalle, che racconta di una leggenda che tra l'altro è molto conosciuta anche in altri paesi. Questa leggenda narra che sette uomini che volevano fuggire a delle persecuzioni si sono rifugiati in questa moschea e si sono addormentati, risvegliandosi poi come giganti. Questa è più o meno una delle versioni di questa leggenda, che in realtà ha tante sfumature, anche perché, ripeto, si ritrova anche tra l'altro in alcune località italiane. Ora ci fermeremo a mangiare in un ristorante che sicuramente ci proporrà dell'ottima cucina berbera e poi partiremo nella direzione finale della giornata, che è Zarzis. Ed eccoci di nuovo in sella. Dopo un buonissimo pranzo berbero, la strada ci riserva ancora sorprese. Siamo tra Shinini e Tataouin e il paesaggio è mozzafiato. Le strade sinuose attraversano questa parte della Tunisia meridionale con una vista su rocce che assomigliano a piramidi dalla punta irregolare. Siamo diretti alla nostra ultima destinazione della giornata, Zarzis, sulla costa. Manca Regina Celi. Ma dimmi cosa mi dico, ma di stanco. Grazie, grazie Italia. A tigre, hai visto Valentino? Sì, brava. Buongiorno, oggi ci svegliamo in una Zarzis soleggiata. Siamo molto contenti perché in questi giorni abbiamo sofferto un po' il freddo, soprattutto nel deserto, soprattutto di notte, e invece oggi pare che la temperatura toccherà i 20-21 gradi, quindi siamo molto felici di questa cosa. Il programma di oggi prevede partenza da Zarzis, sosta a El Jem, che è l'anfiteatro romano che si trova qui in Tunisia, sosta finale a Kairouan, che è un po' la capitale spirituale della Tunisia. Andiamo. Ed eccolo qui sulla mappa il programma di oggi: partenza da Zarzis, sosta El Jem, per finire poi la serata a Kairouan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ed eccoci all'anfiteatro romano di El Jem in Tunisia. Si tratta del terzo anfiteatro più grande al mondo. Infatti al primo posto c'è quello che è a Roma, che è appunto detto il Colosseo. Poi c'è l'anfiteatro romano di Capua e questo è il terzo più grande. Ha una capienza di 35.000 persone contro, mi pare, 55.000 di quello di Roma. Però è anche il meglio conservato.
Pellegrino. Se mi sentite a me. Sì. Potrebbe essere un po' di spiedini e un paio di costolette. A me va bene, ma gli spiedini non sono di carne bianca, misti. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to... Eccoci, siamo finalmente arrivati a Kairouan dopo una ricca giornata passata in giro, dopo aver visitato El Jem, l'anfiteatro romano. Adesso invece faremo un giro per la Medina di Kairouan, che è considerata una delle città sacre più importanti del mondo islamico. Kairouan è un nome che gli è stato dato appunto dagli arabi, significa luogo di riposo. E infatti era proprio quello che si intendeva quando il suo fondatore cominciò a stabilirvi un piccolo nucleo vicino a un forte bizantino. Poi nel tempo la città ha avuto un'importanza fondamentale per il mondo islamico e ha avuto un passato molto glorioso. Andiamola a vedere. Quarta città santa, la Mecca, Medina, Gerusalem, Kairouan. Allora, grande moschea di Kairouan si chiama la moschea di Sidi Okba Ibn Nafa. Fa di l'anno 670. Due mesi e 10 giorni dopo la prima Eid di Ramadan, la festa ai figli di Ramadan. Dobbiamo aspettare due mesi e 10 giorni per la nostra Pasqua. C'è una bella gazzella, una bella donna. Questa logistica. Allora, intanto l'itinerario è previsto di fare visita e pranzo a Duga, un sito archeologico romano che è a metà strada. Ed eccoci nel nostro ultimo giorno di viaggio con 77 rose in Tunisia, partenza da Kairouan, sosta a Duga per il sito archeologico per poi finire a Tunisi per l'imbarco.
Tortuga fa parte della Beja, la vecchia Vaga, era anche chiamata il Granaio di Roma. Siamo sopra una montagna, una posizione strategica, da cui potevano controllare tutta la regione. Questo sito era usato fino al 1963. Davvero? I miei parenti erano nati qui. Nel 1963 gli Stati tunisino hanno usato la forza per spostarli in un piccolo villaggio chiamato la Nuova Duga, questa è la vecchia Duga, considerato come il sito romano il meglio preservato nell'Africa, il più completo nell'Africa. In Europa è Pompei. Questi erano i bagni pubblici. I romani hanno copiato il teatro dai greci. È l'unico tempio romano trovato fino ad oggi, costrutto come un mezzoluna. Carino, sì. Di base penso che siamo solo. No, c'è l'agnello. Eh sì, è finito il nostro viaggio con 77 Roads. Siamo un po' tristi, ma anche ricchi di esperienza, conoscenza e grati per aver potuto vivere un'emozione ancora una volta in sella alla nostra moto. È venuto il momento di salutare i nostri amici di viaggio. Siamo stati così bene che ci lasciamo subito con la voglia di rivederci presto. E ci salutiamo così, al volo, come fanno sempre i bikers, augurando a noi tutti tanta buona strada. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Cosa ti è piaciuto di più di questo viaggio? Sicuramente la strada di Rommel. Tra il paesaggio, le curve, tutto, non pensi più a niente, pensi solo a guidare, a goderti il paesaggio, è stata veramente bella. La cosa che mi è piaciuta di più è stato il deserto. Per quanto riguarda il posto, ho visto veramente le persone come sono, la realtà di questo stato. Mi è piaciuta la cosiddetta pista Rommel, ma non ha niente a che fare con Rommel. L'oasi di Xarghilan è bellissima, sul fortino la vista del tramonto è stata molto bella, il giro col quad anche suggestivo. La cosa che mi è piaciuta di più è stato ci siamo inoltrati nel deserto per tantissimi chilometri, respirare l'aria del deserto è un'esperienza unica. Il viaggio è tutto, non c'è qualcosa, il viaggio sono le persone, sono le moto, sono quello che vedi, sono quello che vivi, il viaggio in generale. Il fascino del deserto è incredibile, sia quando si fanno le curve, sia quando si viaggia dritti per chilometri, è bello dovunque. Non è stata una sorpresa perché Antonio ci aveva definito la Tunisia come una zippata dell'Africa. È stata una definizione perfetta. In questa Bignamino, perché ha detto anche Bignamino, la parte che mi è piaciuta di più è il deserto, perché io adoro il deserto, mi emoziona, la parte di strada, di spettacolo fra Chenini e Tatawin. La parte più interessante in assoluto è quella che va da Chenini a Tatawin, proprio uno spettacolo, uno di quelli unici che non si incontrano da altre parti. Sono rimasto sorpreso dalla felicità dei bambini che incontravo per strada, ci vedevano passare, erano più felici di noi. I colori
odori e il profumo del deserto, perché comunque orari anche diversi comunque cambia, e anche se comunque abbiamo avuto tutti i comfort, ho apprezzato anche quello, perché anche quello è vissuto, è stata una bella esperienza anche quello. The part that I loved the most was being in the desert and being a part of this group. It was my first time being in the desert, my first time being in Africa, my first time traveling as a group and my first time being on a quad. Amazing. Paesaggi tutti mi sono piaciuti. Un viaggio davvero divertente, studiato bene, e ho avuto la fortuna di avere due persone che ci hanno accompagnato, che sono state veramente brave, competenti, simpatiche, disponibili e pazienti. Ho avuto la fortuna di fare tanti viaggi in vita mia, tanti con 77 rozze. È stato veramente un gruppo fantastico, devo ringraziare tutti, sono proprio divertito. Questo gruppo è stato veramente, veramente, veramente bello. Più di una volta mi è sembrato che non stavamo lavorando. Io mi porto a casa già dalla prima giornata lo stile di guida di ognuno di voi. Io da dietro ho visto questo, ho visto un gruppo molto unito, che si è unito ancora di più dopo il terzo giorno. Il mio compito è quello di aiutarvi, di coccolarvi, ma ho avuto un'ottima scuola, che è quella della 77. Quindi posso sbagliare, ecco. Qual è la frase o la parola con cui descriveresti questo viaggio? La frase è simpatia. Consapevolezza, perché questo è un paese bellissimo, ma anche un paese molto povero. La povertà ha richiamato in me la consapevolezza e spingermi ad apprezzare di più quello che ho. Emozione sia nel vedere le cose che ci circondano ed emozione anche nel condividere le cose con i compagni di viaggio. Per me è uguaglianza, perché mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto il nostro amico sul fatto delle religioni, e Dio è sempre lo stesso, e quindi... Quello che mi riguarda è stato un viaggio riposante, perché è stato sereno, mi sono proprio divertito, non ho mai avuto un attimo di tensione. Questo non è facile in un viaggio organizzato, La compagnia è stata meravigliosa, veramente. Al momento l'unica cosa che mi verrebbe da dire è spettacolo. Io direi cuore, sabbia e grappa. Il modo migliore per iniziare il 2024, sia perché in moto, che io adoro, sia con 77 Rosa, a cui voglio molto bene, oltre al fatto che siamo stati un bellissimo gruppo. Per me questo viaggio arriva in un momento particolare, per cui dico che è incoraggiante. Incoraggiante e di buon augurio per il 2024. È una bella esperienza che sicuramente farò ancora. This is my once in a lifetime experience. I also want to add that I don't speak or understand Italian very well, but this group has welcomed me and I want to thank you all for that. Okay. Particolare. Noi che non siamo abituati a fare viaggi organizzati, questo è già il secondo e non ci è dispiaciuto, anzi. Spettacolare. Serenità, rilassatezza. E purtroppo il viaggio è quasi finito, questi giorni sono volati in un battibaleno, perché di solito andiamo sempre da soli o con qualche amico, ma non mai in gruppo, e devo dire che è una bella cosa. Ho conosciuto due nuovi accompagnatori fantastici, sia Antonio che Demetrio, per la loro professionalità, sentimento, capacità di tenere unite le persone. Mi sono trovata benissimo anche col gruppo, che è stato molto affiatato, anche se sono stati pochi giorni, sono stati dei giorni molto intensi. Sicuramente quello che mi porterò a casa sono le esperienze umane, tanto per esempio l'esperienza con la signora che ci ha cucinato le cosiddette marghese, quella è stata una bellissima esperienza, il fatto di ballare con i camerieri la notte di Capodanno, il fatto di aver incontrato un gruppo che pur essendo molto diverso però abbiamo creato un'armonia che non è, come devo dire, scontata. Il viaggio è stato bellissimo, è la prima esperienza con un viaggio organizzato con 77 Road. Devo dire che è stato molto bello, compagnia stupenda, favoloso. Io la prima volta che viaggio con un gruppo in cui non conosco nessuno, e questa è stata l'esperienza che mi porto a casa. Veramente è una cosa che non mi aspettavo così bella. Praticamente tutto, dall'organizzazione, la simpatia di Remo, la professionalità di Antonio, questo primo viaggio con Denicia, il viaggio organizzato ovviamente, bellissimo. Antonio, tu hai un'esperienza molto importante di viaggi che hai fatto da solo. Non trovi che viaggiare in un gruppo non ti consenta davvero la scoperta dei posti, delle tradizioni, della gente? Me l'hanno chiesto un paio di persone negli ultimi giorni. In realtà ho capito che tutto dipende dal gruppo che ti capita e da come lo gestisci. Io sono stato contento che vi ho buttati in pasto alla gente del posto, per cui la sosta che abbiamo fatto dove c'erano i quarti di bestie appesi, abbiamo interagito. Notte di Capodanno siamo stati, penso, l'unico tavolo di turisti a ballare insieme ai camerieri. Sono contento di come il mio gruppo sia quello che si è mescolato. Gli altri
come dire, li vedo sempre in una camera stagna. Io invece quando ci fermiamo nei posti devo buttare l'occhio perché vi propagate, me le spore dei funghi, non lo so, e vi devo andare a raccattare. Oh, venite qua. È bello, è una soddisfazione. Quindi se vuoi essere felice, viaggia con 77 Rose.